a tutti ragazzi, sono sempre io, questo amico Fernando5Ita e vi parlo di Kinetic Game. Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovissimo video. Oggi ragazzi, come da titolo, finalmente apriremo il box della Shiny Collection. Il tanto atteso box della Shiny Collection che mi è arrivato finalmente. E niente ragazzi, io direi subito di iniziare con l'apertura, ma prima do qualche informazione sul box. Allora, innanzitutto ho intenzione di fare tre parti, quindi tre video, e a ogni parte aprirò 5 pacchetti. I pacchetti sono 15, quindi 5 pacchetti a video. E poi ragazzi, qualche informazione su questo set. Il set contiene 20 carte più 5 rare segrete, ragazzi, che sarebbero per appunto le full art. E la star del set è Meloetta, che spero di trovare in versione full art e in versione X, ma sicuramente le troveremo. Quella in versione X sicuro, quella in full art un po' meno. Però troviamo anche altre rare segrete belle, come potrebbero essere Mew full art e altre. E niente, questo set è stato commercializzato più per le ragazze, quindi non mi credete checca se apro questo box, ma comunque mi serve per la collezione. E niente, vi invito a lasciare sempre un mi piace per questo box. E niente ragazzi, io direi subito di aprire i nostri 5 packs, che li apriamo subito. 1, 2, 3, 4 e 5, eccolo qua. Spostiamo il box qua e ecco qua i nostri 5 pacchetti. Allora, siamo sempre in compagnia delle mie super forbici che aprono qualsiasi cosa, aprono anche il diamante, ragazzi, proprio squarciano qualsiasi cosa. Niente, tagliamo il primo pack. Allora, zack, guardate che roba, che taglio, tiè. Allora, ragazzi, io direi subito di iniziare mettendo a focus. Allora, mettiamo a focus. Allora, aspettate. Ok ragazzi, è messa a focus. Giriamo e troviamo subito un fantastico Kirlia. Non so se si vedono ragazzi, ma le carte sono tutte sbrilluccicose di stelline. Vabbè, comunque, primo pack. Allora, Kirlia, Audino, Pikachu. Ah, questa ragazzi è veramente una carta che volevo trovare. Guardate che bello sto Pikachu, spettacolare. Questa d'altronde è la prima volta e subito Meloetta X, ragazzi. Eh sì, avevo detto io che si trovano Meloetta X. Vabbè, veramente fantastico. Come potete vedere, si trovano soltanto 4 carte in questi pacchetti invece di 5 come al solito. E niente ragazzi, subito una X, un bel pollicione in su per questa X, se no quello là vi uccide. Vedete quel tizio là, quello là vi uccide, sì. E niente, sì, stavo dicendo che volevo trovare quel Pikachu e niente, d'altronde Meloetta già lo avevo, quindi non è che me ne serviva. Però mi servivano le comuni, non comuni e le full art, ecco. Continuiamo con un carinissimo Ursaring che tiene in braccio Teddy Ursa. Sì, volevo dire che questa è la prima volta, ragazzi, che apro un box in giapponese con la telecamera in HD. Quindi vi consiglio di guardarlo a 1080p, ecco, se avete un computer potente. Quindi Ursaring e Teddy Ursa, ottime carte. Poi Mincino, sì, Serperior, la numero 3, questa è non comune dovrebbe essere. E poi, subito Mew Full Art, raga. Ma che è? Che storia è questa? Cioè, guardate che spettacolo questa carta, veramente stupenda, veramente fantastica. Non capisco perché alla prima parte è già subito una Full Art e una X. Vabbè, siamo fortunati, ecco, o siamo fortunati oppure non troveremo più niente. Vabbè, comunque dai, un bel pollicione in su per questa prima parte. Io vi invito sempre a commentare e ragazzi di visitare tutti i link qua sotto, e troverete anche il link della mia fanpage. Mi raccomando, spiccicate un bel like. E niente, continuiamo con la opening. Allora, Susan Snivy, veramente fantastico. Tutte le carte hanno questa olograficità, ragazzi, a stelline. Poi troviamo Ralts. Ah, che bello questo Eevee, ragazzi, con tutti i cuori, sì. Sì, ragazzi, è proprio fantastica. No, non sono gay, però comunque è bello. E poi Purloin, con questa specie di lampadario qua. Veramente fantastico questa carta. Bella, bella, bella. Devo dire che questo box, ragazzi, mi piace veramente moltissimo. Alla fine farò un recap. E niente, altro pacchetto della Shiny Collection. Continuiamo. Allora, io come ho detto spero sempre di trovare quel benedetto Meloetta Full Art. Poi questo si chiamava Snivy. Poi c'è, vabbè, non mo ricordo. Poi continuiamo. Questa è la capopalestra. Un Serperior. E infine uno Stankfish che ti manda tanti bacini. Bacini, bacini, bacini. Poi ultimo pacchetto della prima parte, ragazzi. Continuiamo.
Allora, forbici, via. Vai, 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 vai. Sapete, quando taglio ho sempre paura di tagliare le carte, raga. Vai, spostiamo i pacchetti che stanno ingombrati. Vediamo un po'. Che bella questa, ragazzi. Un Torchic tra le mele, con le stelline sbilucciose. Bello, bello, bello. Un Teddy Ursa con il miele, veramente fantastico. Al miele, questi due giocano con il miele. Un Piplup, guardate tutte le bollicine sulla carta, così si vedono belle. Guardate che belle, fantastiche. E infine un Gardevoir. Questo dovrebbe essere raro, vabbè, comunque della Shiny Collection, la numero 10. E niente, con questa prima parte, ragazzi, è tutto. Spero che questo box vi piaccia. E niente, io continuo sempre. Continuo con le prossime parti. E niente, per questo video è tutto. Commentate, iscrivetevi. E niente, la Fai95 Vita, bella.